stato un disastro. Un disastro? Ma si è fatto il tema più bello della vita mia! L'abbiamo letto, l'abbiamo letto. E me? Figuriamoci le cretinerie che ci racconterai adesso. Oh, non cominciamo a offende, eh? Se no a marzo me ne vado. Che vi credete che qui ci sono venuto di mia spontanea volontà? Ci sono venuto perché mi ci hanno mannato, eh? Vogliamo cominciare allora? È meglio. Va alla lavagna e scrivi un'espressione algebrica a tuo piacere. E sai che piacere? Sì. Gesso, lo sa? Eccolo. Vado, eh. Dopo quel tema, trovo... Questo è da riformatorio. Certo, non ho mai visto un ragazzo così. Ma non sa nulla. Ecco fatto! Ma... E che cos'è? È l'espressione... Algebrica. Algebrica, quella che ha detto lei. E ce la vuoi spiegare? Certo che ve la spiego. Allora, più meno meno, più vengo meno. Per non venir più meno, non me lo meno più. O per lo meno, me lo meno di meno. E l'hai pure firmato? E certo! Torna subito al tuo posto! Oh, prima ti chiedo le cose e poi si incavolano. Oh. Che vogliamo Siamo fare? La geografia. Sì, sì, facciamo geografia. Quali sono le province della Lombardia? Ah, quella è facile! È il Milan e l'Atalanta! Il Milan? Ma che dice? E quelle della Liguria? Ah, quelle della Liguria è più facile! È Genoa e a San Pedoria! Sarà emozionato, povero Pierino. Ma certo, succede, capita, poverino. Trova il perimetro. Sì. Io sto perimetro non lo trovo. A me mi sa che sono soffrigato. Non sei riuscito a trovarmi il perimetro. Ma che fa? Lei prima si perde la roba e poi se la via con me, eh? Ma fa del bene a gente, papà. Poi guarda come ti ringraziano. Pierino, te la faccio io una domanda. Facile, facile. Sì. Sei preparato in geografia? Beh, insomma. Allora dimmi dove si trova il lago Titicaca. Ma che fa? Provoca. O dite che sono i piccoli che dicono le parolacce. Forse è meglio passare alla zoologia. Qual è l'animale più veloce? È il pidocchio! Il pidocchio? Sì, sta sempre in testa. Hai studiato l'Iliade? No. Recitami il primo canto, la famosa lite tra Achille e Agamennone. Dunque... Canta, mio diva, dei peli d'Achille, che si tagliava tutte le mattine con un rasoio vecchio e tutto rotto e dal dolore si visciava sotto. Ma la faccia piena dei cerotti è andato da re tutto infurioso per chiedere una giornata di riposo. Ma Agamennone, che c'aveva li cacchi sua, gli fregava assai dei mirmitoni. Achille dice, ma li mortacci tua, te voleva da mezza li coglioni? Basta! Che mi è piaciuta? Via! Col fischio senza? Fuori! Ma che ce l'hai con me?